Cari amici, ben ritrovati in un nuovo appuntamento con Football Mystery, la web serie che racconta storie curiose, singolari, a volte incredibili del mondo del calcio. Tra i campioni che hanno affollato la Serie A anni 80, Socrates è stato probabilmente quello a deludere maggiormente sul campo rispetto alle attese che accompagnavano il suo approdo alla Fiorentina. Ma il dottore sopraffino centrocampista brasiliano, dal carattere però non inquadrabile negli schemi classici del calciatore medio, riuscì comunque ad affermarsi come personaggio di culto anche e soprattutto per le sue uscite fuori dal rettangolo di gioco. Socrates, alcol, politica e colpi di tacco. E chiudiamo proprio con Socrates, in una delle sue rare azioni, va via, poi lancerà la palla in una zona morta, sparisce dallo schermo Socrates ed è anche sparito dal campo perché è stato sostituito. La Fiorentina lo attende ancora. L'eco dell'arrivo di Socrates alla Fiorentina nell'estate del 1984 è grande perché la fama del dottore è ancora ai massimi livelli, a 2 anni dalla grande occasione mancata dal Mondiale del 1982 lasciato all'Italia in virtù del clamoroso successo azzurro per 3-2 al Sarriá di Barcellona sulla Seleção. In quell'occasione Socrates, tenendo fede al suo carattere, fu l'unico tra i giocatori brasiliani a non lasciarsi andare alle emotività commentando: l'Italia ha vinto, ma noi abbiamo giocato meglio e il popolo brasiliano ricorderà questa partita come la più bella disputata dalla Seleção per molti anni. Nel 1983, dopo aver vinto per la seconda volta il campionato paulista, Socrates conquista anche il pallone d'oro sudamericano, superando il portiere argentino Fijol e l'attaccante brasiliano Eder. Tuttavia l'avventura della democrazia corinciana, l'incredibile caso di autogestione del Corinthians da parte dei giocatori che ne facevano parte, si conclude nel 1984. Il movimento rivoluzionario guidato da Socrates e dai suoi compagni si spegne a causa di una decisione parlamentare. Nonostante la forte mobilitazione popolare, il 25 aprile 1984 la Camera respinge la proposta di ripristinare le elezioni dirette per il Presidente della Repubblica in Brasile. Socrates aveva pubblicamente dichiarato: se la mozione non passa, lascerò questo paese. Fino a quel momento aveva rifiutato numerose offerte per restare al Corinthians e continuare la lotta politica. Tuttavia, dopo la grande delusione, decide di trasferirsi in Serie A, accettando l'offerta della Fiorentina, all'epoca in forte crescita. I conti Pontello, per assicurarsi il suo cartellino, versano 5 miliardi e 300 milioni di lire al Corinthians. A condurre la complessa trattativa è il direttore generale della Fiorentina, Tito Corsi. La società viola ha grandi ambizioni e per affrontare l'assenza di Giancarlo Antognoni, fuori per tutta la stagione, a causa di una grave frattura di tibia e perone subita nel campionato precedente, decide di affiancare all'acquisto del brasiliano Socrates la conferma del libero argentino Daniel Passarella, capitano dell'Albiceleste, campione del mondo nel 1978. A questi si aggiungono anche gli arrivi di Claudio Gentile, Leonardo Occhipinti e Claudio Pellegrini. L'entusiasmo dei tifosi è alle stelle, con lunghe code ai botteghini per gli abbonamenti e un'attesa spasmodica per vedere in campo il dottore. Tuttavia, già dal ritiro estivo sulle Dolomiti, Socrates inizia a soffrire l'intenso lavoro atletico a cui è sottoposto, molto diverso dai più leggeri allenamenti tipici del calcio brasiliano dell'epoca. Nonostante completi una corsa di 12 km, poco dopo accusa un problema muscolare che lo costringe a fermarsi. Al suo rientro durante un allenamento particolarmente impegnativo, il brasiliano collassa improvvisamente a terra per alcuni secondi, generando il panico tra i presenti. Fortunatamente si riprende subito e scherza sull'accaduto. Si scopre che il problema era noto. Socrates soffre infatti di un prolasso della valvola mitralica. Oltre a questo, il suo stile di vita solleva perplessità. Fuma e beve regolarmente, abitudini poco compatibili con la vita da atleta e con la sua stessa professione di medico. Le critiche cominciano a fioccare, ma Socrates risponde puntando il dito contro i ritiri, che disprezza profondamente, definendoli inutili, e arriva persino a proporre che le mogli dei calciatori possano stare con loro durante i ritiri. D'altronde, quando al suo arrivo a Firenze gli fu chiesto se preferisse Mazzola o Rivera come miglior calciatore italiano, rispose nel modo più asciutto possibile:
incredibile. Non so chi siano, sono qui per leggere Gramsci in lingua originale e per studiare la storia del movimento operaio. Comunque leggo di tutto, ma non i giornali sportivi. Prima della seconda partita stagionale contro il Pescara, il tecnico De Sisti è costretto a un intervento chirurgico d'urgenza alla testa a causa di un malore improvviso. Questo imprevisto lo tiene lontano dalle prime gare della stagione. Arriva il suo esordio ufficiale in casa contro la Casertana in Coppa Italia il 29 agosto. I tifosi viola lo accolgono calorosamente, con 10.000 candeline accese in curva Fiesole. Ogni suo tocco di palla in campo è accompagnato da un boato di entusiasmo. In un clima di festa, Socrates si diverte con uno dei suoi celebri colpi di tacco, rischiando però di mandare in porta un giocatore avversario. La partita termina 1-1 con la Casertana in vantaggio e il pareggio della Fiorentina su rigore trasformato da Passarella. Le successive partite contro Arezzo e Napoli servono a Socrates per migliorare l'intesa con i suoi nuovi compagni di squadra. All'esordio in campionato all'Olimpico contro la Lazio, nonostante l'assenza del tecnico De Sisti, la Fiorentina sembra finalmente assimilare i nuovi schemi di gioco. Socrates dimostra di giocare su un livello diverso, anche se alcuni non apprezzano il suo incedere rilassato. Quando la palla è tra i suoi piedi, però, illumina il gioco con tocchi di classe e passaggi di prima. Un magnifico gol di Pecci da fuori area consente ai viola di portare a casa due punti preziosi in trasferta. Durante la partita, quando Manfredonia rimane a terra per un infortunio, Socrates, fedele al suo soprannome di dottore, è il primo a soccorrerlo in campo. I viola volano a Istanbul per affrontare il Fenerbahce in Coppa UEFA, ottenendo un'altra vittoria di misura. Dopo due pareggi a reti inviolate in campionato contro Milan e Como, Socrates riaccende l'entusiasmo dei tifosi nella gara di ritorno contro i turchi, contribuendo al successo per 2-0, che lancia la Fiorentina al secondo turno. De Sisti anticipa il suo rientro in panchina il 7 ottobre, giorno in cui la Fiorentina travolge l'Atalanta con un perentorio 5-0. Socrates trascina i toscani al successo, segnando il suo primo gol in Italia, un delizioso cucchiaio che firma il momentaneo 3-0, scatenando l'entusiasmo dello stadio. Dopo il gol, il brasiliano celebra la sua iconica esultanza col pugno alzato. La Fiorentina, ancora imbattuta fino a quel punto, insegue la capolista Verona insieme a Sampdoria e Torino. Tuttavia, alla quinta giornata, la sconfitta per 2-0 contro la Sampdoria a Genova ridimensiona le ambizioni dei viola e iniziano a emergere i primi problemi all'interno dello spogliatoio. Nonostante questo, i toscani superano l'Avellino in casa nel turno successivo, mantenendo alto il morale. In Coppa UEFA i tifosi accorrono in massa al Franchi, registrando un record storico di presenze con 60.000 spettatori, tutti in attesa di una grande prestazione di Socrates contro l'Anderlecht. Il dottore non li delude, realizzando un gol su Tapin al termine di una bella triangolazione con Massaro. Tuttavia, nella ripresa, Van de Berg pareggia per i belgi, fissando il risultato sull'1-1 e mettendo l'Anderlecht in una posizione di vantaggio per la qualificazione. Il 28 ottobre segna però una svolta nella stagione deludente dei viola. A Verona la squadra va sotto di due gol nel primo tempo e lo spogliatoio si spacca definitivamente in due fazioni. Una guidata dal combattivo argentino Passarella, l'altra da Eraldo Pecci. Socrates si trova in una posizione scomoda, diviso tra le due parti, capace di costruire un vero legame solo col portiere Giovanni Galli. Mentre la Fiorentina scivola a metà classifica, la gara si conclude 2-1 per il Verona. Il brasiliano tenta di fare da mediatore, ma il risultato è un suo progressivo isolamento. Sempre più emarginato, Socrates cade nei suoi vecchi vizi, inizia a isolarsi trascorrendo nottate fuori, bevendo birra e fumando senza freni. La nostalgia per il Brasile, la saudade, si fa sempre più forte, la sua insofferenza verso le regole e le imposizioni si acuisce. Nonostante il declino del suo rendimento in campo, continua a partecipare a comizi e dibattiti politici presso il circolo delle vie nuove a Gavinana, dove discute di Che Guevara e John Lennon, mostrando come la sua passione per la politica non sia mai svanita. In Coppa UEFA la Fiorentina subisce un duro colpo con l'eliminazione al ritorno contro l'Anderlecht a Bruxelles, incassando un pesantissimo 6-2 il 7 novembre che sancisce la fine prematura del cammino europeo. In campionato De Sisti resiste fino al 2 dicembre,
quando il secondo gol stagionale di Socrates, segnato di petto anticipando il portiere in uscita, salva i viola da una sconfitta a Cremona, fissando il punteggio sull'1-1. Tuttavia il tecnico rifiuta la supervisione di Valcareggi come tutore e viene esonerato, lasciando la panchina proprio all'ex CT della nazionale. Socrates perde così uno dei suoi pochi punti di riferimento, che definisce una vittima. Dopo aver trasformato un rigore contro la Roma, il suo rendimento crolla ulteriormente con l'arrivo del rigido inverno, segnato da temperature polari e intense nevicate. Dopo le vacanze natalizie, Socrates rientra con 2 giorni di ritardo, ma viene perdonato e sottoposto a un doppio allenamento. Dopo essersi eclissato per 1 mese e mezzo, a metà gennaio, torna in campo con una buona prestazione, nonostante la sconfitta interna contro il Napoli. Alla prima gara del girone di ritorno, segna un gol singolare con un tiro a giro da posizione defilata, sorprendendo il portiere della Lazio, Orsi, contribuendo al 3-0 dei viola. Il numero 8 trova ancora la via del gol, con una girata sotto misura nel 2-2 in trasferta contro l'Atalanta il 17 febbraio 1985. Per il suo compleanno Socrates organizza una festa alla quale invita tutti i connazionali che giocano in Italia, da Zico a Pedrinho. L'atmosfera è vivace, si balla e si beve, ma il brasiliano non riesce più a esprimersi al meglio sul campo. Soffocato dal cinismo del calcio italiano, le sue prestazioni continuano a deludere e Socrates inizia a contare i giorni che lo separano dal ritorno in patria. L'ultimo momento di gioia arriva il 21 aprile, quando saluta l'Italia con un potente tiro su punizione contro la Cremonese. Da quel che ho visto, dichiara ironico, la società più adatta a me sarebbe stata la Cremonese, non è una battuta, è simpatia per l'ambiente. Quella sarà la sua ultima partita con la maglia viola. A fine stagione, dopo 33 presenze e 9 gol complessivi, di cui 25 partite e 6 reti in Serie A, Socrates decide di abbandonare ogni tentativo di riscatto e torna in Brasile. La Fiorentina chiude il campionato con un modesto 8º posto e l'ex capitano della Seleção ammette il suo fallimento. «Venni qui con la presunzione di essere un italiano come gli altri», raccontò in un'intervista. «Era una sorta di inno all'internazionalismo e mi riempivo la testa di progetti per il futuro. Ho dato tutto quello che potevo. Ciò che non ho fatto è stato per incapacità, ma credo che il Socrates del Brasile non si sarebbe mai potuto vedere qui. Questo calcio era troppo diverso per me. In campo mi sono divertito 2 o 3 volte. E poi, se volevano davvero solo il campione, potevano prendere Zico». Se il video ti è piaciuto, non dimenticare di lasciare un like e soprattutto di iscriverti al canale per essere sempre aggiornato sui prossimi appuntamenti di Football Mystery. Alla prossima!